Dopo le dimissioni annunciate dal sindaco di Chieti Umberto Di Primio a seguito della mancata approvazione del bilancio per l'assenza dei consiglieri di maggioranza di Forza Italia e dell'UDC, dalla prefettura arriva la diffida che impone l'approvazione improrogabile del bilancio entro le prossime 2 settimane. Che si ricompongano gli strappi nella maggioranza, che potrebbero portare il primo cittadino a ritirare le dimissioni e a concludere naturalmente il suo mandato, o che si arrivi al commissariamento del comune, in entrambi i casi i cittadini di Chieti sarebbero chiamati al voto non prima del 2020. Intanto, tra le prime reazioni alla crisi di governo cittadino che si è aperta nelle scorse ore, c'è quella del gruppo consiliare di minoranza Chieti da Capo, che con Enrico Raimondi, Stefano Rispoli e Mario Troiano si dichiara pronto ad approvare il bilancio di previsione con le dovute modifiche per un gesto di responsabilità nei confronti della cittadinanza e per scongiurare un aumento delle tasse. Dal canto suo, Forza Italia, che questa mattina ha indetto una conferenza stampa, per bocca del capogruppo Marco Dingiullo annuncia piena disponibilità e pieno appoggio in caso di un confronto aperto e costruttivo con il sindaco Di Primio, spiegando le ragioni che hanno portato a disertare il Consiglio Comunale e a spaccare la maggioranza. Noi abbiamo presentato delle controdeduzioni al documento unico di programmazione. Le controdeduzioni sono 5. La più importante riguarda la tirata dei servizi, perché con la riduzione dell'aggio dal 3,20 al 2% la società andrebbe in crisi. Noi che cosa proponiamo? Proponiamo che i contratti dei lavoratori della tirata dei servizi vengano trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato e che i vincitori di concorso, questi 20 devono essere stabilizzati senza nessun avviso pubblico, mentre gli altri 28 devono essere stabilizzati, però, come dice il sindaco, con un avviso pubblico. Con la stabilizzazione e quindi l'assunzione da tempo determinato a tempo indeterminato di questi lavoratori si andrà a risparmiare la bellezza di 100.000 euro, quindi andremo ad ammortizzare quantomeno questa perdita derivante dalla mancanza di entrate. A livello proprio di scenari politici, cosa prevedete? Noi siamo disponibili a qualsiasi colloquio costruttivo con il sindaco. Io posso andare col sindaco anche a cena domani sera, però a spese sue, e quindi risolvere la problematica. Per noi non c'è nessun problema. Ma arriverà il commissario o farete pace? Non lo so, dipende da lui.